Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, attimi di terrore a Colonnella, dove in mattinata si è verificata una sparatoria tra un individuo e carabinieri. L'uomo è sospettato, assieme a una complice che è stata poi fermata dai militari, di essere uno dei componenti della banda dedita alle rapine nelle sale scommesse della zona. Vediamo il servizio a cura di Alfredo Primante. Era stamattina alle 8 meno qualche minuto, il primo sparo, mia moglie ha cominciato a strillare e poi ha continuato dei spari. Scene da Far West questa mattina, attorno alle 8 a Colonnella, nei pressi del parco commerciale Arcobaleno. Il conflitto a fuoco fra carabinieri e malviventi è nato dall'identificazione di una donna all'interno della sala slot Admiral del parco commerciale, il cui profilo corrisponderebbe a quello di una sospettata di aver compiuto altre rapine in una sala scommesse in contrada San Giovanni, sempre a Colonnella, la scorsa settimana. Mentre erano in corso le operazioni di verifica dell'identità della sospettata, una Toyota Auris, risultata poi rubata, condotta da un uomo non meglio identificato, non si è fermata all'alte dei carabinieri, né è nato un inseguimento nel quale l'uomo in fuga ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro i militari che hanno risposto. Ha poi bloccato la macchina nei pressi dell'osteria 100 lire, continuando a sparare contro i carabinieri, e ha imboccato a piedi le vicine campagne di Contrada Civita. Nel corso della fuga, sempre sotto la minaccia della pistola, l'uomo avrebbe costretto un contadino a consegnargli un motorino che successivamente ha abbandonato per rapinare un automobilista della sua Mercedes classe A, con cui ha proseguito la fuga. Per fortuna la sparatoria non ha provocato feriti, anche se la tensione è stata molto alta perché l'inseguimento si è verificato in una zona molto affollata. 50 metri c'è una strada che gira solo sulla destra, ha abbordato la curva in modo pauroso che non poteva farla, carabinieri dietro, e continuava a sparare. Poi lui non è sceso subito perché doveva prendere qualcosa dentro la macchina. Dopo i carabinieri sono scesi, ma mentre che c'era il carabiniere continuava a sparare, ma lui correva come un razzo. Udienza questa mattina a Pescara per il processo sulla morte di Anna Carlini, la 33enne trovata senza vita sotto il tunnel della stazione di Pescara. Fuori dal Palazzo di Giustizia, protesta dei parenti della donna e dell'associazione Codice Rosso. Paolo Renzetti. Rigettata la richiesta di riqualificazione di uno dei due capi di imputazione questa mattina dal Tribunale Collegiale di Pescara nel corso della prima udienza del processo a carico di due romeni rinviati a giudizio in relazione alla morte di Anna Carlini, la donna pescarese di 33 anni affetta da problemi psichici, rinvenuta priva di vita nell'agosto del 2017 lungo il tunnel della stazione ferroviaria di Pescara. Nel processo, intanto, il comune del capoluogo adriatico, tramite l'avvocato Lorena Petaccia, si è costituito parte civile. All'esterno del tribunale la protesta dei parenti della donna e degli aderenti all'associazione Codice Rosso. Oggi capo di imputazione rimane omissione di soccorso. Mi auguro che durante il processo cambi il capo di imputazione, perché sappiamo perfettamente che non è un'omissione di soccorso ma è un omicidio, e io mi batterò fino all'ultimo per questo. Perché Anna è stata, questo è omicidio, Anna l'hanno ammazzata e noi l'hanno ammazzata due volte. Quindi io voglio sperare, mi voglio augurare veramente che esce l'omicidio quello che è. È inaccettabile questa cosa. In questo procedimento il Comune di Pescara si è costituito parte civile? Sì, il Comune di Pescara e la Regione si sono costituiti parte civile. Questo è un segnale forte per queste vicende che ormai accadono tutti i giorni, proprio per queste sentenze horror che si fanno. Noi, insieme all'associazione Codice Rosso, la nostra battaglia continua. Io non mi fermo perché Anna merita giustizia come tutte le vittime che sono prede di questi assassini. Ricordiamo che Anna è anche una madre, è stata tolta una madre a due figli. Io ho perso la metà del mio cuore, io chiedo solo giustizia.
È inaccettabile, io non ho più parole, sono quasi trascorsi 3 anni, nonostante il nostro dolore, vivere anche questa ingiustizia. Come si può sopravvivere? Hanno tolto una vita, Anna aveva stuprata, fatta bere. Io mostrerò anche le foto di quello che Anna aveva sul corpo. Leggiamo le carte prima di fare le sentenze. Leggiamo le carte. Per favore, questo è omicidio. Anna oggi poteva essere qui con noi, se soccorsa. Perché? Perché tutto questo? Perché? Cambiamo argomento. Si scrive a Montorio al Vomano, una delle prime pagine sulla ricostruzione. Questa mattina il sindaco Ennio Facciolini ha consegnato le chiavi di 10 dei 18 nuovi appartamenti destinati agli sfollati montoriesi. Gli alloggi sono acquistati dall'Ater Teramo e ne sono complessivamente 147. Al comune di Teramo in particolare ne saranno assegnati 86. Vediamo. Consegnate a Montorio al Vomano le chiavi delle prime nuove case agli sfollati del sisma 2016. Dei totali 18 appartamenti acquistati a Montorio dall'Ater Teramo, la metà degli alloggi sarà già abitata da oggi. Soddisfatto il sindaco Ennio Facciolini, che sottolinea il bel gioco di squadra realizzato in sinergia con la Protezione Civile e la Regione e che ha portato a scrivere una delle prime belle pagine della ricostruzione. I montoriesi fuori casa da 3 anni sono circa 600. Dei 18 appartamenti che andranno agli sfollati di Montorio, oggi ne consegnate la metà, chiavi in mano. Chiavi in mano, sì, iniziamo a consegnare, saranno anche di più della metà circa, e dopodiché man mano a seguire tutti gli altri. E chiavi in mano, quindi consegniamo le chiavi, gli appartamenti dopo saranno arredati, perché anche chi li abiterà avrà una quota per acquistare i mobili, e qui abbiamo voluto lasciare la libera scelta per arredarli nel proprio piacimento, e quindi penso che i cittadini si troveranno bene. Quanti sono gli sfollati di Montorio? Dagli ultimi conti ci siamo sui 600. Un decreto che prevede appunto l'acquisizione di 147 unità immobiliari, ad oggi ne sono state acquisite 139. Restano appunto ancora 8 unità immobiliari e sono tutte sul territorio del comune di Teramo. Per quanto riguarda appunto questa giornata, per noi è chiaro, si concretizza l'effetto di tutta l'operazione. Ricapitolando, in totale gli appartamenti di nuova costruzione destinati agli sfollati teramani sono 147, acquistati materialmente dall'Ater Teramo, finanziati dalla Protezione Civile grazie ad una legge regionale varata dalla Giunta d'Alfonso. Al comune di Teramo andranno complessivamente 86 alloggi, 78 dei quali già acquisiti. Il sindaco D'Alberto è in attesa che si concludano i rogiti per iniziare anche lui la consegna degli appartamenti. Insomma, qualcosa si muove, anche se con estrema lentezza, ma oggi comunque a Montorio si festeggia. Una bella risposta per le tante persone che stanno fuori casa, adesso mancano gli altri comuni, però sono contento di quello che si sta facendo sin d'ora. E ora cambiamo argomento, la prevenzione del disagio tra gli operatori di polizia. È questo il tema del convegno che si è tenuto questa mattina presso la sala consiliare del comune di Pescara, a cura del sindacato delle forze dell'ordine. Prevenzione del disagio tra gli operatori di polizia e nuove prospettive, questo è il tema del convegno che si tiene questa mattina a Pescara. Dottor Mazzetti, qual è il senso di questo incontro? Innanzitutto questo è un convegno che come FSP noi stiamo facendo già da diverso tempo e sono diversi anni che cerchiamo di sensibilizzare da una parte i colleghi, dall'altra l'amministrazione, su un fenomeno che riteniamo sempre più allarmante, che è quello dei suicidi all'interno delle forze dell'ordine. È notizia da poco che proprio anche ieri sera si è suicidato un altro nostro carissimo collega a Torino, ed è l'ottavo dall'inizio dell'anno nelle forze dell'ordine, nelle forze di polizia. Ecco, riteniamo che questo sia un momento veramente estremamente delicato, per cui le amministrazioni in generale e anche la politica, perché per molti aspetti anche la politica deve fare la parte propria, devono trovare una comune intesa, una sintesi per cercare di migliorare e portare a casa il miglior risultato possibile per prevenire tutte quelle che possono essere le possibili cause di disagio. A proposito, quali possono essere allora queste cause? Questo disagio può derivare da cosa?
il disagio può derivare da tantissimi fattori, ecco, abbiamo ascoltato anche nel corso del convegno che ci sono delle percentuali che parlano di separazioni, che parlano di problemi economici, ma non si approfondisce mai sulle motivazioni che spingono magari una coppia a separarsi. Beh, certo, se prendiamo un collega da Trapani e lo facciamo lavorare a Venezia senza possibilità di vedere moglie e figli per diversi anni, non ci possiamo neanche poi meravigliare se quella famiglia è destinata a una separazione o meno. Quindi non mi soffermerei tanto sulla punta dell'iceberg, ma vedrei un po' tutto quello che c'è sotto, così anche i problemi economici possono essere dettati in parte anche dalla mobilità, che è un elemento imprescindibile della nostra amministrazione. Quindi gente, colleghi, ragazzi e ragazze che abbandonano i propri affetti, abbandonano le proprie famiglie per andare a servire lo Stato a 5, 6, 700 km di distanza, dovendosi anche trovare un appartamento con stipendi che sappiamo tutti essere, insomma, non tra i più alti. Sulle problematiche terribili del carcere di San Donato di Pescara, anche l'amministrazione comunale scende in campo per proporre diverse iniziative. Oggi i sindacati, assieme all'assessore al disagio sociale Nicoletta Dinisio, hanno fatto il punto della situazione alla luce di un incontro tenutosi nelle ultime ore. Secondo i secondini, sono loro a subire maggiormente questa condizione disumana e non i detenuti, benché i numerosi casi di autolesionismo e tentativi di suicidio anche purtroppo nelle carceri abruzzesi. Il servizio. Noi quello che interessa è che riusciamo ad attirare l'attenzione di più figure possibili che possano rendersi conto di quelle che sono le problematiche all'interno del carcere, perché io capisco che dall'esterno non è facile capire qual è il nostro lavoro e quali sono le criticità che ci sono all'interno di quell'istituto. Io posso solo dirvi che oggi la carenza organica è veramente, veramente pesante, perché siamo a oltre 37 unità in meno rispetto a una pianta organica che poi parliamo di 150 persone, quindi potete immaginare quanto sia pesante 37 persone in meno, e di un sovraffollamento che praticamente stiamo quasi al doppio di quello che è il numero consentito nei detenuti. E quindi questo, chiaramente il sovraffollamento insieme alla carenza di personale, poi come se non bastasse ci sono i casi psichiatrici che sono, secondo il mio punto di vista, ma penso il punto di vista di molti miei colleghi, è quello che a San Donato crea più problemi di tutti, perché giustamente è un istituto che può accogliere 7 detenuti psichiatrici, una mini sezione, oggi ne contiamo più di 60, quindi mi lascio immaginare gestire un detenuto psichiatrico in mezzo a detenuti comuni che già sono solo affollati. È una cosa normale ogni giorno ci sia un problema di gestione di questi detenuti. La direzione si è messa subito disponibile per queste problematiche, abbiamo insieme parlato e diciamo risolto, adesso si attiveranno immediatamente. Dico che l'ottavo piano, dove noi abbiamo 3 stanze, sono aperte, quindi sicuramente abbiamo già messo a punto anche l'attesa del pronto soccorso, quindi stiamo lavorando in maniera collaborativa e speriamo, insomma, di poter risolvere anche le altre problematiche che sono veramente gravi nel carcere di Pescara. Noi abbiamo chiamato tutti i sindacati, direttrice della carcere di San Donato, tutti hanno risposto, la direttrice purtroppo non ha risposto, non si è presentata, e ne approfitto qui per rinnovare l'invito alla direttrice, perché il nostro è solamente di collaborazione nel risolvere il problema. L'incontro ci sarà breve, stiamo solamente aspettando l'invito del prefetto. Siamo nel pieno della stagione influenzale, secondo l'Istituto Superiore di Sanità è l'Abruzzo la regione più colpita d'Italia.
L'Abruzzo è la regione italiana più colpita dall'influenza stagionale. A dirlo l'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui nella nostra regione l'incidenza totale è pari a quasi 20 casi ogni 1000 abitanti, quasi il doppio dell'incidenza media nel resto del paese. Maggiormente vulnerabili sono i bambini al di sotto dei 5 anni di età, tra cui gli ammalati nella nostra regione superano i 50 ogni 1000 assistiti. In ogni caso, fa sapere l'Istituto Superiore di Sanità, l'incidenza è aumentata in quasi tutte le regioni italiane. Sono state 638.000 le persone che in Italia hanno preso l'influenza nella settimana tra il 20 e il 26 di gennaio. Il picco di questa stagione però non è ancora stato raggiunto e la curva epidemica continua a salire. Per prevenire il contagio, il Ministero della Salute consiglia di lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone o con altre soluzioni detergenti, di coprirsi bocca e naso con un fazzoletto quando si tossisce o starnutisce e di areare frequentemente le stanze dove si soggiorna. Inoltre l'invito del Ministero è a rimanere a casa quando possibile, di non recarsi a scuola o al lavoro quando si è malati. Seppure il periodo ottimale sia ormai scaduto e sia già iniziata la stagione influenzale, si può sempre ricorrere alla vaccinazione. Vaccinarsi, sottolinea il Ministero, non induce nei vaccinati alcuna malattia cronica né ne aggrava il decorso. L'immunizzazione annuale con il vaccino influenzale, si legge sul sito ufficiale, è un'importante pratica di sanità pubblica che deve essere continuata e incoraggiata. Si specifica inoltre che i vaccini sono controllati affinché siano omologati agli standard previsti dalle autorità nazionali e internazionali, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità in primis. Torniamo ad occuparci dell'avvertenza Honeywell. Si sono presentati in 260 sui 290 aventi diritto alla selezione della Baumark, il gruppo cinese dell'acciaio che ha rilevato lo stabilimento della Honeywell nella Val di Sangro, con la promessa anche dell'assunzione per gran parte degli ex dipendenti della fabbrica di Turbo. Vediamo il servizio. Si è svolta a Fossacesia la selezione degli ex dipendenti Honeywell che saranno assunti da Baumark, la multinazionale cinese dell'acciaio che ha rilevato la fabbrica dei Turbo in Val di Sangro. Ha infatti garantito l'assunzione in più fasi di gran parte della forza lavorativa rimasta senza impiego dopo la delocalizzazione di via Ancona da Tessa. È tanta l'attesa per le 260 persone che hanno partecipato al test sulle 290 aventi diritto. L'età media è di circa 45 anni, ma ci sono anche alcuni ex Honeywell prossimi alla pensione, come Luciano Ianni. Beh, al momento stiamo vivendo un pochettino tutti quanti con un po' di apprensione, perché essendo una cosa nuova e con questa tipologia di selezione, con dei test che tutti quanti noi, perlomeno avendo quella consolidata l'attività lavorativa in Honeywell, non avevamo mai pensato e mai testato al di fuori, perché non era nelle nostre idee cambiare attività e cambiare azienda, perché stava così bene a un certo livello. È chiaro che adesso tu lo vivi con una pressione, c'hai un certo timore di poter sbagliare o meno, però voglio dire, lode a Baumark che ha avuto il coraggio di reinvestire nel nostro paese, e ancora lode a Baumark perché non ha discriminato, non c'è stata nessuna discriminazione nella selezione, dimostra realmente di essere un'azienda molto seria e molto preparata e sa perfettamente ciò che chiede. Un altro espulso dal mondo del lavoro è Gianluca Iurisci, 50 anni, ex magazziniere in Honeywell. Cosa mi aspetto? Mi aspetto, come tutti quanti, anche tutti quelli che insomma sono ex Honeywell, si aspettano di rientrare, di ricollocarsi. Io, tra virgolette, col fatto che lavoravo in magazzino, avrei teoricamente qualche esperienza in più, visto che comunque il magazzino, come la manutenzione, sono elementi importanti in un'azienda. Poi anche come numero serviranno sicuramente di meno, e di magazzini non è che ne eravamo così tanti in azienda, quindi ho questa speranza in più forse rispetto a chi sta in produzione. Abbiamo sentito che sono passati diversi ministri in questa che è la più lunga vertenza che abbiamo visto, la Val di Sangro: Calenda, poi Renzi, poi ancora Di Maio. Promesso non lasceremo nessuno fuori, invece così non è stato. Questo purtroppo è uno slogan che fanno un po' tutti i politici, perché devono cercare di crearsi le amicizie, sostegno, però poi inevitabile che alla fine è sempre le aziende che decidono quello che vogliono fare, e alla fine dobbiamo
tra virgolette, ringraziare che è partita questa reindustrializzazione, poteva essere anche peggio. È vero che ci sarà una selezione e quindi un 50% rimarrà fuori, un 50% rimarrà dentro, però allo stesso tempo è una speranza che se non ci fosse stata la riconversione non c'era speranza per nessuno, quindi bisogna guardare il bicchiere a mezzo pieno e non mezzo vuoto. Per quanto riguarda la Santa Croce invece i lavoratori sono ancora nell'incertezza a causa dei lunghi tempi di attesa per la concessione delle acque della sorgente Sant'Antonio Sponga. Gioia Chiostri. È ancora il tempo dell'attesa, c'è ancora da aspettare. Che cosa? La fine della procedura messa per una seconda volta in piedi dal nuovo bando di gara per l'aggiudicazione della sorgente di Canistro Sant'Antonio Sponga e il suo emungimento. Era difatti il febbraio del 2019 quando venne pubblicata la nuova gara. Non si riesce a capire questa lentezza burocratica da parte della regione. A giugno c'è stata l'apertura della prima busta, la busta A, dove si è svelato i partecipanti, però c'è stato un rallentamento continuo, tra l'altro sia i sindacati, sia il comune, sia le altre parti comunque sollecitano. Arrabbiati i lavoratori, ancora fermi, arrabbiato il comune guidato dal sindaco Angelo Di Paolo e arrabbiato un intero territorio che vede letteralmente naufragare nel fiume le rinnovate acque sorgive canistrare. Infatti sono questi qua. Che la commissione per la busta B è stata nominata nel mese di dicembre, inizio gennaio, è passato anche gennaio e ancora non si degnano di convocare queste sedute. La concessione è valida per 30 anni ed illizza per l'aggiudicazione, quindi ammessi alla gara sono la San Benedetto e la stessa Santa Croce. La prima già attiva in Abruzzo sulle sorgenti pescaresi di Popoli, la seconda ex società gestrice, timoneggiata dal patron Camillo Colella. La busta B poi è la verità di tutto quanto, perché là si va a scoprire il piano industriale. E invece parallelamente alla questione ce n'è un'altra che sta vedendo sempre delle lungaggini a livello di tempistiche, ossia parliamo degli arretrati che ancora non vengono saldati ai lavoratori. Il 20 maggio dovrebbe esserci, diciamo così, una prima certezza in merito, quindi ci sarà la sentenza in merito a questo processo. Sì, ci dovrebbe stare la sentenza per quanto riguarda il pagamento delle ferie che ancora non ci sono state pagate. È una vicenda che è infinita, la crisi è quella che è, il lavoro non si trova dietro la porta e siamo tutti quanti così in balia, non si sa di che cosa. Andiamo ora a Penne, dove 18 ragazzi dal 20 dicembre scorso sono costretti a stare a casa dopo la chiusura del centro diurno. Per questo sabato pomeriggio alle 15 associazioni, familiari e sostenitori si riuniranno in piazza San Francesco a Penne per l'appunto per manifestare contro il mancato avvio del servizio in questo 2020. Vediamo il servizio. Sabato 1 febbraio, a distanza di 2 anni esatti, torneranno a manifestare in piazza a Penne i familiari dei 18 disabili gravi che dal 20 dicembre scorso non possono più usufruire del centro diurno, vedendo di fatto bloccate le attività socio-ricreative. La situazione è precipitata dopo che l'ECAD, ente capofila ambito distrettuale per la gestione dei servizi sociali dell'area vestina, ha avviato il nuovo bando di gara, quest'ultimo vinto dalla cooperativa SGS di Lanciano, mettendo fine alla gestione ormai decennale della Fondazione Paolo VI. Purtroppo ad aggravare la situazione anche la nuova sistemazione scelta da ECAD, che vede la nuova sede del centro diurno spostarsi da Piazza Duomo, dove ancora oggi continuano le terapie sanitarie, allo stabile dell'ex liceo, non idoneo ad ospitare i ragazzi, ricordiamo con disabilità gravi, viste le tante barriere architettoniche all'interno e per giunta danneggiato dalle attività sismiche degli anni passati. A scendere al fianco di utenti e familiari come di consuetudine ci sarà l'associazione Abbattiamo le Barriere Onlus, che ogni giorno lotta per i diritti dei più deboli, per i quali l'assistenza e l'attività sociale non dovrebbe essere chiesta con manifestazioni in piazza, ma un diritto inalienabile. L'associazione, per bocca dei rappresentanti Gabriele Frisa e Alessandro Olivieri, chiedono ad ECAD, Regione Abruzzo e Comune di Penne di lavorare rapidamente per trovare risorse e soluzioni per tamponare quantomeno la situazione di disagio. Naturalmente chiediamo alle istituzioni locali, all'ADI, all'ECAD, al comune, alla regione Abruzzo di darci le risposte. Se non ci sono i soldi o che trovassero i soldi, cerchiamo di essere in tanti. Sabato pomeriggio alle 3 in poi. Sabato 1 febbraio alle 3 di pomeriggio. Mi raccomando, accorrete tutti perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Uniti si vince, da soli si perde.
L'associazione Teramo Nostra ha organizzato un evento per celebrare il decennale della scomparsa di Alfonso Sardella. Per il decennale della scomparsa del poeta della teramanità Alfonso Sardella abbiamo voluto fare una cosa leggermente diversa dalla commemorazione degli altri anni, dare maggiore solennità. Quindi ci sarà una serie di omaggi di poeti teramani al poeta maggiore della nostra epoca, dopo i grandi Brigiotti e Cameli, che è appunto Sardella. Una serata di poesia dialettale per recuperare uno degli elementi della nostra identità culturale. Oggi ricordiamo il decennale della scomparsa del poeta della teramanità Alfonso Sardella. Alfonso è stato anche un grande sportivo e un pittore che ha dipinto gli angoli più belli della nostra città. Noi come cultori della memoria, perché io lo dico sempre, viviamo in un'epoca di smemorati, ogni anno ricordiamo Alfonso che ci ha lasciato una grande eredità di poesie, di dipinti e anche della sua immagine pubblica, simpatica, che è stato uno dei protagonisti di Teramo del Novecento. Ed eccoci giunti allo sport, in primo piano gli ultimi colpi di calciomercato. Clamorosa la cessione di Machin, che va in Lega Pro al Monza di Berlusconi, sguarnendo un organico, quello del Pescara, che però potrebbe riabbracciare presto l'uruguaiano Gaston Brugman nell'intreccio di mercato che ha portato il guineiano ai Brianzoli. Jacopo Forcella. Una vera e propria doccia gelata. José Machin lascia il Pescara e va al Monza in Serie C. Già stamane il centrocampista guineiano era assente alla seduta di allenamento. Tutto fatto con il giocatore che dopo le visite mediche di rito diventa un calciatore dell'ambizioso club brianzolo di proprietà di Silvio Berlusconi. Con la formula del prestito dal Parma, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Eventualità molto forte visto che il Monza guida il girone A con 15 punti di vantaggio sulla seconda e si prepara ad essere protagonista in cadetteria il prossimo anno. Il Pescara così perde uno dei suoi pilastri, un giocatore finora determinante, dall'alto delle sue 7 reti e della grande qualità che ha impresso al gioco dei biancazzurri. Fa riflettere anche la dinamica dell'operazione. In teoria il Pescara si sarebbe potuto opporre alla partenza di Machin, forte del contratto di prestito annuale sottoscritto a fine agosto, ma la società non ha potuto o voluto. La forza economica del Monza, disposto a mettere sul piatto soldi per l'alto ingaggio del calciatore e per pagarne il cartellino, circa 2 milioni e mezzo di euro, ha inciso come i rapporti di forza tra Parma e il Pescara. Quel che è certo è che a poche ore dalla fine del mercato la squadra è indebolita da questo movimento in uscita che ha messo peraltro in subbuglio la tifoseria, specie quella parte che da tempo critica aspramente l'operato del presidente Daniele Sebastiani, il quale a sua volta ora punta tutto su Federico Melchiorri e Riccardo Sottil. La voce più insistente delle ultime ore però è ancora più clamorosa: vorrebbe la società biancazzurra al lavoro per riportare in Abruzzo, proprio dal Parma, Gaston Brugman, il centrocampista uruguaiano. Dopo l'addio di quest'estate per salire in Serie A, coi gialloblu ha messo insieme 11 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Ma le ultime 3 partite guardate in panchina con Lecce, Juventus e Udinese e lo spazio ridotto in Emilia potrebbero convincere i due club ad un ritorno clamoroso a Pescara. Per quanto invece riguarda il capitolo centravanti, per Melchiorri il Perugia continua a chiedere soldi o contropartite tecniche per liberare l'attaccante marchigiano. Il Pescara potrebbe sfruttare l'eventuale indennizzo per Machin al fine di accontentare le pretese del club umbro. Sottil sarebbe il sostituto proprio del centrocampista guineiano. I due giocatori non hanno le stesse caratteristiche, ma l'eventuale arrivo in prestito dell'attaccante, che ha appena rinnovato con la Fiorentina, potrebbe spingere il tecnico Legrottagli a qualche modifica dell'assetto tattico. Resta il fatto che al momento l'organico del Pescara è indebolito, ben 8 le partenze: Castrati, Ciofani, Celli, Vitturini, Ingelson, Machin, Cisco, Brunori, a fronte del solo rientro per fine prestito dal Catanzaro di Elizalde. Oltre a Sottil e Melchiorri, la rosa andrebbe riequilibrata, almeno con un portiere di riserva, un esterno basso di destra e un difensore centrale. Domani sera alle 20 il gong del calciomercato. Ci sarà tempo per tutte queste operazioni? Ancora il Pescara si procurò il calcio di rigore all'andata contro il Cosenza, ma l'indisponibilità lo priverà certamente della gara di ritorno questo lunedì sera. L'attaccante del Pescara, Andrea Di Grazia, però è sulla via del completo recupero e scalpita per tornare presto tra i giocatori a disposizione di Legrottagli. Andrea Costantini. Andrea Di Grazia, intanto le tue condizioni?
Io sto riprendendo, spero il prima possibile per dare una mano alla squadra e al mister, alla società e a tutti, perché comunque ho molta voglia, è da tanto tempo che diciamo non giochicchio e quindi sinceramente vorrei ritrovare la condizione di questo inizio di campionato. Nel frattempo è cambiato l'allenatore, insomma cosa ha portato Nicolae Grottaglie a primo impatto? Secondo me ha portato grandi stimoli, secondo me è un grande motivatore sotto quel punto di vista. Ci ha dato anche un'identità, ci ha fatto capire cosa vuole e noi spero che comunque si veda e lo riportiamo in campo. Ecco, in questo modulo varato dalle Grottaglie, Andrea Di Grazia dove si vedrebbe? Ah, questo lo sa il mister, io ho un ruolo che comunque nel 3-5-2 diciamo non è quello mio diciamo definitivo, che è l'esterno, però posso fare la mezzala, posso fare la mezza punta, quindi il mister saprà bene dove adattarmi. Ecco, nel vedere la partita con il Pordenone tu dall'esterno sei rimasto sorpreso dalla continuità espressa dal Pescara, non solo la qualità ma anche la continuità. Assolutamente, abbiamo fatto veramente una delle forse delle più belle gare di questo campionato. Ripeto, secondo me dobbiamo dare continuità, è quella che ci manca in questo momento, perché anche contro il Livorno abbiamo vinto bene, anche se comunque il Livorno non sta attraversando un grande periodo, dovevamo dare continuità al risultato, non l'abbiamo fatto, in casa dobbiamo vincere perché è da tanto tempo che non vinciamo, quindi sono tutti i presupposti per far bene, quindi penso che lo si farà. Difficilmente forse ci sarai contro il Cosenza lunedì, cosa ci dici su questo fronte? E poi la partita d'andata è stata una bella prova da parte tua anche con quel rigore che ti sei procurato. Sì, no, speriamo di recuperare, non lo so con certezza, sì, è andata, diciamo che è andata bene, molto bene per noi, grazie anche a Cri che ha fatto il gol negli ultimi minuti. Ripeto, non dobbiamo guardare indietro, adesso c'è Pescara-Cosenza e dobbiamo dare continuità alla vittoria e alla grande partita che abbiamo fatto a Udine. Per me il fatto che Braglia si giochi la panchina sostanzialmente e che la classifica loro sia una brutta classifica? No, noi vediamo a noi, noi vediamo noi stessi, quindi non ci interessa se il Cosenza viene da un brutto periodo, se il Cosenza viene da un bel periodo, se il mister loro è in pericolo. Sinceramente noi pensiamo a noi e dobbiamo fare una grande partita, ripeto, per dare continuità al grande risultato che abbiamo fatto a Udine contro la seconda in classifica. L'ultima, obiettivo playoff? Vedremo, il campionato ancora è lungo, vedremo quello che ci riserverà. Serie C, anche il Como si è inserito nella corsa all'attaccante del Teramo, Riccardo Martignago. Poche ore per concludere la cessione in prestito, anche se i biancorossi adesso non sembrano più così convinti di voler rinunciare all'ex Albissola. Vediamo il servizio. Sarà sfida fino all'ultimo minuto per accaparrarsi Riccardo Martignago, una corsa alla quale si è iscritto anche il Como, nono nel girone A di Serie C, il raggruppamento nel quale la scorsa stagione Martignago ha disputato il suo miglior campionato. Se il primo posto infatti è ormai destinato al Monza, in grado di entrare a pie pari sul mercato portandosi a casa José Machin, i lariani sono in piena corsa per un posto playoff. Anche in questo caso la società lombarda al Teramo ha chiesto informazioni sul giocatore che potrebbe cambiare squadra in prestito fino al termine della stagione. Soluzione inevitabile quella della partenza, visto le due mancate convocazioni per Martignago, sia contro il Catanzaro che contro la Cavese, e gli allenamenti a parte di questi giorni. L'esclusione doppia da due impegni importanti e nei quali poteva tornare utile hanno intaccato anche il ragazzo, che in questo momento spinge per la cessione entro domani. Impossibile infatti ricucire uno strappo troppo grande col Teramo, che invece, anche viste le difficoltà di reperire sul mercato il sostituto, starebbe pensando alla permanenza. Insomma, le parti sembrano essersi ribaltate, perché ad inizio gennaio, anche nelle valutazioni di dicembre, il Diavolo aveva inserito Martignago nella lista dei sicuri partenti, ma dopo quasi un mese non c'è ancora la destinazione definitiva, mentre Cianci già da qualche giorno si è accasato al Carpi. Passano i giorni e il Teramo starebbe pensando che in fondo tenersi Martignago non sarebbe poi così sbagliato, anche per un solo fatto numerico. Il problema è che nel frattempo le vicissitudini e il fatto di essere stato messo chiaramente ai margini del progetto tecnico inducono l'attaccante adesso a voler cambiare area. Dall'Alessandria prima alla Feral Pisalò fino al Catania
Catania, all'Arzignano prima dell'inserimento del Como. Le formazioni che si sono presentate alla porta del Teramo sono molte, ma sempre con una richiesta di prestito per 6 mesi per poi restituire il calciatore al Diavolo, che ha ancora 1 anno e mezzo di contratto, scadenza giugno 2021. E allora il Teramo riflette: se proprio con Martignago non si riesce a far subito cassa, conviene davvero privarsene? Anche considerando che gli obiettivi più o meno palesi dei biancorossi si sono rivelati impossibili da raggiungere per svariate ragioni. Citro è ed è sempre stato un sogno proibito e il Frosinone adesso lo ha anche tolto dal mercato. Moculu si è accassato al Ravenna dopo essere stato scaricato dal Padova, mentre l'ennesimo rumor legato a Caccia, svincolato, non trova conferme. Vendere Martignago a questo punto significherebbe sguarnire ancora di più una prima linea che rimarrebbe con Magnaghi, Minelli, Bombaggi e i giovani Cappa e Birrigea. Poco, troppo poco per pensare di poter sovvertire un trend che vede nel numero dei gol segnati il Diavolo tra le formazioni messe peggio e con un centrocampista adattato al ruolo di punta come Bombaggi, il capocannoniere. Sono 10 i giocatori a segno in stagione, ma c'è chi, ad esempio, come Minelli e Cristini lo ha fatto solamente in Coppa Italia e chi, come Cianci, ha già fatto le valigie. Le ultime ore di mercato potrebbero portare novità, quello ufficiale invece è per la stagione prossima e si chiama Salim Diakité. L'esterno destro dell'Agnonese, classe 2000, ha firmato un contratto di 3 anni, ma diventerà biancorosso solamente dal 1 luglio. E così termina questa edizione, il TG6 torna questa sera alle 19. Grazie e buon pomeriggio.